Ora andiamo a vedere con un ripetitore com'è possibile creare un effetto esplosione in dissolvenza. Andiamo a creare un livello forma nuovo, ovviamente vuoto, per cui aggiungiamo un poligono. Io voglio che sia effettivamente un poligono. E voglio che abbia un tratto che di default è bianco di due punti. A questo punto posso aggiungere un ripetitore che di default è impostato a tre copie, ma noi ne vogliamo, diciamo, 8. E non voglio animare la posizione, ma voglio animare la rotazione, per cui farò 360 diviso 8. Un po' più piccolo. A questo punto possiamo sì animare la posizione, partendo da una posizione come potrebbe essere questa. Diciamo che partiamo da 10 frame e facciamo partire lo stopwatch da qui. Andiamo già ad animare anche l'opacità in questo punto, perché in questo punto la mettiamo a 0. Ci spostiamo di 10 frame e mettiamo l'opacità a 100 e ci spostiamo anche all'incirca qui. Dopodiché andiamo fino a 2 secondi. Completiamo la nostra animazione, ovvero facciamo uscire le nostre forme dal quadro e riportiamo l'opacità a 0. Vediamo quello che abbiamo ottenuto. Così è una semplice dissolvenza. Ora però un'altra cosa che possiamo fare è di andare a raggiungere un altro ripetitore. Quindi mettiamoci qui per capire che cosa sta succedendo. Allora, un nuovo ripetitore ovviamente avrà tre copie e ovviamente sarà in posizione 100, noi lo vogliamo a 0 qui, perché vogliamo nuovamente agire solamente sulla rotazione che è già impostata, questo sta ripetendo il ripetitore che avevamo già messo. A questo punto io posso giocare sul numero di copie, ma soprattutto posso giocare sulla scala. Quindi io qui posso aggiungere un sacco di copie e andarmela a giocare sulla scala. Quindi a questo punto l'animazione che ho ottenuto sarà più o meno così.